altro pezzo dell'industria italiana sta spiccando il volo. La China National Chemical Corporation, vale a dire una grande azienda pubblica cinese, sta acquistando la Pirelli. La Pirelli è sempre stata un pilastro dell'industria italiana, ha rappresentato anche un simbolo dell'imprenditoria stessa italiana. Ebbene, la Cina la sta acquistando. C'è da chiedersi perché in un contesto di globalizzazione dove molti sostengono che i capitali stranieri debbano essere benvenuti e debbano aiutare l'impresa italiana, c'è da chiedersi perché in questo contesto globalizzato a vendere è sempre l'Italia e acquistare sono sempre i capitali stranieri. Vediamo il servizio. Agnelli, Pirelli, padroni gemelli. Era questo il grido che ritmavano nei cortei i contestatori dell'ultrasinistra negli anni 70. Allora, una quarantina d'anni or sono, Gianni Agnelli e Leopoldo Pirelli impersonavano il capitalismo privato italiano. Ne erano l'immagine più rappresentativa. Agnelli e Pirelli, destini gemelli, si potrebbe chiosare oggi. La Fiat, sigla e marchio che stava per Fabbrica Italiana Automobili Torino, è divenuta Fiat Chrysler Automobiles. Ha la sede sociale in Olanda e quella fiscale in Inghilterra. La Pirelli, in base a un accordo concluso domenica 22 marzo, viene comprata dalla China National Chemical Corporation, società statale cinese. I termini dell'accordo sono ormai noti. Sino a ieri, il socio di riferimento di Pirelli, col 26,2% del capitale, era la società Camfin, formata da Marco Tronchetti Provera, che aveva sposato in seconde nozze Cecilia Pirelli, figlia di Leopoldo, da Banca Intesa, da Unicredit e dalla società russa Rosneft. Ora verrà costituita da una NewCo, cioè da una nuova società a cui la Camfin venderà la sua partecipazione in Pirelli, reinvestendovi una parte dell'incasso. Già in prima battuta in questa nuova società, i cinesi della China National Chemical avranno la maggioranza assoluta, cioè il 50,1%, restando agli altri soci il 49,9%. Subito dopo, però, la NewCo lancerà un'OPA totalitaria, cioè un'offerta pubblica di acquisto del capitale restante della Pirelli. E al termine di questa operazione la quota dei cinesi dovrebbe salire a 2/3 circa del capitale, cioè al 65%. Ai soci italiani resterà il 22,4% e ai russi della Rosneft il 12,6%. Ovviamente cambierà anche l'assetto del consiglio di amministrazione. Marco Tronchetti Provera resterà amministratore delegato per altri 4 anni. I consiglieri diverranno 16, 8 cinesi, tra cui il presidente, e 8 in rappresentanza degli altri azionisti, ma in caso di disaccordo il voto del presidente varrà doppio. In altre parole, a comandare saranno i cinesi. Il resto sono dettagli. Il quartier generale, si afferma, resterà in Italia. La società dovrebbe essere cancellata dal listino della borsa italiana e tornarvi fra 4 anni. Il settore dei pneumatici industriali sarà integrato nella Aeolus, società partecipata della China Chemical, mentre la produzione in Italia si concentrerà sugli pneumatici per automobili. Per Marco Tronchetti Provera l'accordo con i cinesi rappresenta una grande opportunità per la Pirelli. Frasi di circostanza che hanno il sapore amaro di una presa in giro. La verità è che un altro pezzo importante del nostro apparato industriale, un altro nome significativo della storia della nostra industria, è comprato da capitale straniero e non più sotto il controllo italiano. È la globalizzazione ed è bene che i capitali stranieri vengano in Italia, ha commentato il politico di governo. Sarà anche vero, ma ci sono due cose difficili da capire. La prima è perché con la globalizzazione a comprare sono sempre gli altri e a vendere sempre noi. E quando abbiamo provato a comprare ci hanno dato bacchettate sulle dita. I problemi della Pirelli sono cominciati proprio quando, nel 1991, tentò la scalata della tedesca Continental. Ad affare fatto, Leopoldo Pirelli fu bloccato da un parere contrario del consiglio di sorveglianza della società tedesca. Uscì dalla vicenda con le ossa rotte, cioè con una perdita di più di 3 miliardi di lire. E da allora la Pirelli ha cominciato a perdere pezzi. Prima sono stati venduti i cosiddetti prodotti diversificati, che comprendevano un po' di tutto, dai gommoni alle scarpe, dai guanti alle palle da tennis. Poi è stata venduta la divisione cavi, un settore che era arrivato a rappresentare più della metà del fatturato.
Ora viene scorporato il settore dei pneumatici industriali e viene ceduto il controllo dell'intera società. 3 anni prima del tentativo della scalata della Continental da parte di Leopoldo Pirelli, c'era stato il tentativo di Carlo De Benedetti di scalare la Société Générale e si trovò davanti un muro quando credeva di aver già raggiunto l'obiettivo. E perfino le blasonate assicurazioni generali, dopo aver tentato alla fine degli anni Ottanta la scalata alla Midi, dovettero fare marcia indietro, bloccati da AXA. Poi, con l'avvento della globalizzazione, l'Italia è diventata terra di conquista. Le importanti acquisizioni all'estero da parte delle nostre società si contano sulle dita di una mano. Quelle delle società estere, a casa nostra, sono una lenzuolata. C'è infine una seconda cosa che non è molto chiara. Dagli anni 90 ci è stato predicato che bisognava privatizzare tutte le società pubbliche perché erano costosi carrozzoni e bruciavano ricchezza ed elemento di corruzione. E così abbiamo smantellato l'IRI, che era il più poderoso dei nostri complessi industriali. Controllava banche e cantieri navali, linee di navigazione e compagnie aeree come Alitalia, le autostrade e le telecomunicazioni, società alimentari come la SME e compagnie della grande distribuzione come GS e tante altre realtà industriali. È stato venduto tutto, a volte svenduto, e non raramente a fare bottino sono state società straniere. Ora l'Alitalia è stata salvata dal fondo sovrano del Qatar, cioè da capitale pubblico arabo. La Pirelli viene acquistata dalla China National Chemical Corporation, cioè da una società cinese. Ma allora il capitale pubblico è brutto e cattivo quando è italiano e invece buono e benvenuto quando è straniero e compra le imprese italiane?